Mi chiamo Tommaso Barilli, sono responsabile sostenibilità, ambiente ed energia per Aeroporto di Bologna. Il biomonitoraggio consiste nel rilevare i parametri di qualità dell'aria con l'aiuto delle api e in particolare attraverso l'analisi di laboratorio del siero e del miele che le api producono nella loro vita e nel loro lavoro quotidiano. I risultati del biomonitoraggio e i dati che otteniamo da questa attività ci consentono di determinare lo stato di qualità dell'aria nelle aree attorno all'aeroporto e di poter identificare delle azioni e delle iniziative di miglioramento appunto della qualità dell'aria relativamente alle attività aeroportuali. Il biomonitoraggio è svolto in collaborazione con Ergo Consulting, società spin-off dell'Università di Bologna, e del CONAPI, che è il Consorzio Nazionale degli Apicoltori, e prevede la collaborazione e il contributo diretto appunto di alcuni apicoltori che hanno delle arnie localizzate in alcune zone vicino all'aeroporto. L'attività è svolta dagli stessi apicoltori che, curando le loro api, effettuano dei prelievi di siero e di miele prodotti dalle loro api e le consegnano ai tecnici della Università di Bologna che a loro volta svolgono le analisi chimiche di laboratorio ed effettuano tutta la elaborazione dei dati. Le api infatti, con la loro attività e il lavoro quotidiano, rappresentano un importantissimo punto di riferimento per il micro ecosistema naturale e quindi analizzando e monitorando la loro vita e i loro prodotti è possibile direttamente misurare qual è lo stato di salute dell'ambiente che le api frequentano ogni giorno con il loro lavoro. Il biomonitoraggio è completato con iniziative di sensibilizzazione e divulgazione rivolte ai lavoratori aeroportuali ma anche ai passeggeri. Infatti è molto importante per noi dare un contributo come aeroporto alla divulgazione e sensibilizzazione di quanto le api siano importanti nell'ecosistema locale e di quale quindi sia il loro aiuto che possono concretamente dare durante la loro vita e la loro attività lavorativa vera e propria. Quindi come aeroporto, insieme con i nostri partner, proponiamo dei questionari rivolti ai lavoratori e ai passeggeri, anche organizzando iniziative appunto di diffusione della cultura degli ecosistemi e in generale della cultura alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.